parkour della settimana con il nuovo mezzo esagerato. Non vedo l'ora di testare le capacità di questo nuovo mezzo. Dove l'abbiamo pagato? Guarda che grosso che è l'hammer! Esagerato. Andiamo. Non tutti ce l'hanno personalizzato perché non tutti sono folli da comprarselo. Noi sì, e quindi siamo già primi. Guarda che velocità, va che velocità che è qui sulle sabbioline. I salti è molto stabile, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema, tanto abbiamo lo snorkel. Possiamo andare anche sott'acqua, doppiamente primo. Perfetto. Non temete raga, anche se non siamo primi, arriveremo primi. Non temete, perché guardate qua. Guardate qua che velocità. Che velocità. Cioè, dovremmo andare anche più veloci, raga. Con tutto quello che ho pagato sto mezzo, dovremmo raggiungere immediatamente quegli altri porcellini. Attenzione. Point preso. No. Occio, raga. Mi avete spinto di sotto, maledetti. Metodo Beastard in action. No. Non ci credo, non ci voglio credere. Andiamo. Facile questo pezzo, facile, easy. Non c'è nessun problema, qua passiamo via in tonsi senza toccare nemmeno i pali. Siamo fuori dal molo, andiamo a prendere il primo checkpoint, raga. Ed eccolo qua. Primo check. Uno. Aspetta. Due. Ma non bisogna saltare tanto. Tanto questo qui c'ha una potenza, raga, devastante. Basta fare così. È di una cattiveria sto coso, raga, che è devastante. Ok, poi si scende giù così, molto piano, molto adagio. Non bisogna correre, fare. Noi ci siamo smarmellati là all'inizio, abbiamo perso tutto. Come ogni gara, raga, se perdi l'inizio poi è un devasto. Adesso vediamo di non fare magari troppi fail. E magari noi ce la facciamo, ma come non detto. Così va bene? O ho saltato troppo ancora? Perfetto, mi dicono. Esagerato, raga. E comunque queste cose qui, raga, è la prima volta che le facciamo. Vabbè, il controllo poi sul mezzo è a livelli smisurati qua. L'ho detto io di stare attento. E poi il pezzo dietro si fa adagio. Molto bene. Comunque questo mezzo qui, raga, non sentite pressoché nulla. È un carro armato veramente. Ah, qui era da saltare. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto, respawna. Vuoi un colpetto? Vai, ti do un vado. Perfetto. Molto bene. Checkpoint. Ah, tutti da dietro lo fate, perché? Io lo voglio fare da davanti, non posso? Cavolo. Ok, va bene. Mi amalgamo a tutti gli altri. Lo facciamo in retro. Ma il mio non sale. Non preoccupatevi, lo facciamo in retromarcia. È enorme sto coso. Preso. Avanti così, raga.
Perfetto. Ah, ma poi c'è anche dall'altra parte. Guarda che spettacolo. Bellino questo. Sì, non ha molto... Raga, non ha sterzo sto coso. Una volta che si mette in una direzione, tiene quella. È difficilissimo da controsterzare. Ok, basta andare piano. Molto bene. E facciamo così e... Perfetto. Qua acceleriamo a bomba? Non si dovrebbe. Ok, difatti. Occhio, 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 vai, 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 vai. Tiene un casino comunque quest'hammer, eh. C'ha dei lati negativi, ma tanta, tanta roba. Ma perché non sto zitto? Perfetto. Chi va piano va sano e lontano, raga. Perfetto. Gli ultimi. Buono. Dai, ce l'abbiamo fatta. Checkpoint per noi. Avanti così. Pigliamo giù il birillo. Così pigliamo un po' di RP. Ah, dobbiamo saltare. Ho capito. Esagerato. Checkpoint per noi. Top. Dai, girati. Avanti. Il traguardo lo vedo là davanti. Forse crepare, raga, è stato ottimo, perché così il gioco ci ha già messo dentro dritti. Non dobbiamo fare più di tanto tanti accorgimenti. Vediamo se l'acqua ci disturba. No, proprio per zero. Pesiamo 27 tonnellate, quindi ocio, ocio, ocio. Perfetto. Molto bene. Interessante. Possiamo andare via dritti, ocio, ocio. Perfetto.